Conferenza stampa pre-gara di Nocerina Sarnese di Coppa Italia. Inizio dandovi i convocati per la partita di domani, che sono Ciro Amato, Francesco Alvino, Achille Lacri, Mario Barone, Marco Blandi, Davide Cacace, Piero Ciotti, Mario Coppola, Luigi Cuomo, Andrea Di Pietro, Mario Fadda, Giuseppe Faiello, Alfonso Gargiulo, Simone Milani, Daniele Noman, Elia Papini, Marco Pomante, Alfredo Santamaria, Salvatore Santeramo, Giuseppe Siclari, Daniele Sommariva e Roberto Vitolo. Mancano all'appello Napolitano, per cui è in corso la pratica di ritesseramento, e Girardi, per scelta concordata col mister, sta seguendo un particolare tipo di allenamento per averlo in condizioni ottimali alla prima di campionato. Vi voglio ricordare che domani, prima dell'incontro con la Sarnese, verrà osservato su disposizione di CONI e FIGC un minuto di silenzio per le vittime del terremoto del centro Italia. Nell'occasione invito un po' i tifosi e tutti quelli che hanno a cuore questa situazione a devolvere qualcosa, non a noi ovviamente, ma nei modi che state assimilando, sia per i canali internet che per le varie TV che invitano a donazioni. Ecco, anche la Nocerina magari in privato lo farà con i suoi soci, con i suoi tesserati, ma pubblicamente invita tutta la gente delle due Nocera di fare altrettanto. Sempre prima dell'incontro il presidente Nicola Padovano omaggerà la Sarnese, in particolare il presidente Francesco Rigo, di una targa per augurare buon compleanno alla nostra vicina di casa, la Sarnese, proprio in questi giorni compie 90 anni. Ora passo la parola a Carmela Senatore, che introdurrà Marco Pomante e la conferenza stampa. Conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia Nocerina-Sarnese. Abbiamo qui Marco Pomante, lo ricordiamo, per già aver vestito la maglia rossonera, lo ricordiamo soprattutto per il gol del 23 aprile 2011 che ha designato la Nocerina in Serie B. È disponibile alle vostre domande. Allora Marco, i soldi ho in Coppa Italia con Totto contro l'Argopoli, diciamo una partita senza spavature con un risultato più che perfetto, direi, insomma, un buon inizio per provare a fare ancora meglio. Sì, sì, è stata una buona partita, un buon esordio, è normale, non dobbiamo essere un po' realisti e dire che abbiamo affrontato una squadra formata tutti i giorni, una squadra tra virgolette in costruzione, però c'è stata un'ottima Nocerina e abbiamo fatto le buone cose. Invece domani ci siamo anche un po' di lato dell'asticella, perché da fronte a una squadra che già da anni sta migliorando questo campionato ed è una buona squadra. Sì, sicuramente domani sarà un'altra partita, però noi dobbiamo affrontare con lo stesso piglio che abbiamo affrontato l'Agropoli. Noi dobbiamo mettere sempre la stessa determinazione in campo, cioè anche se giochiamo con la Sarnese per noi non cambia nulla, noi giochiamo in casa soprattutto davanti ai nostri tifosi e dobbiamo onorare al meglio la maglia. Come state preparando praticamente questa partita e se il mister si è incentrato su qualche reparto specifico? No, il mister cura sempre tutti i reparti allo stesso modo e abbiamo preparato al stesso modo la partita con l'Agropoli, è normale. Piano piano, diciamo, al campionato il mister lavora sempre di più sull'aspetto tattico. Il nostro pensiero adesso domani è la Sarnese e poi la prima partita di campionato. Ecco, Marco, Una domanda che ho preparato, quindi... Come sei? Una domanda? Dal punto di vista, diciamo, ecco, vai. Personale, ti senti più un regista difensivo, quindi uno più che gioca la palla, o un marcatore? No, io sono più un marcatore, diciamo che... Tecnicamente non è la tecnica, diciamo che non è la mia dote migliore. Io ho sempre fatto di me, cioè tra virgolette sono lo stopper vecchio stampo. Bravo. Ecco, come stai trovando con i tuoi colleghi, diciamo, tipo Cuomo, Cacace, quelli che stanno con te a difendere il pallone? No, mi trovo bene con tutti e tre i giocatori, con Cacace, con Cuomo e con Santeramo che ci ho giocato l'anno scorso a Viterbo. No, mi trovo bene, sono degli ottimi giocatori e diciamo che è facile per me giocare con loro. Tornerai allo stadio San Francesco, anche se, diciamo, già ti stai allenando qua dopo oltre 4 anni. A
Hai già avuto un piccolo collaboro. La settimana scorsa già visto tantissimi tifosi, domani ti aspetti altrettanto? Sì, ma è normale. I tifosi nocerina hanno sempre dimostrato attaccamento a questa maglia. Io sinceramente li conosco, so che non ci faranno mai mancare il loro attaccamento. Che effetto ti ha fatto ritrovare i tifosi della nocerina dopo tanto tempo? No, è stata una bella emozione quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato qua, già domenica, cioè lunedì, è stata una bella emozione perché non è facile vedere una partita di Coppa Italia in trasferta, vedere 800-900 tifosi che stanno con te, che ti vengono a incitare. Diciamo che per i tifosi nocerini è una cosa normale, per i giocatori che vengono qua a giocare per la prima volta non è una cosa normale. Una battuta sul girone, questo qua Pugliese, ci sono anche delle squadre che ti ho affrontato, l'Anzio, il Ciampino, mi sembra che saranno nel girone con la Milanese. Il Ciampino no, il Trastevere, l'Anzio neanche. Trastevere e il Cinzia. Il Cinzia e Genzano. Poi ci sono 6 squadre pugliesi, comunque sono sempre 3 squadre lodate. Un tuo parere su questo girone? È un girone difficile, sinceramente difficile, perché le pugliesi sono difficili da affrontare, c'è il Nardò che sta facendo la squadra, il Bisceglie, il Gravina. E io penso che il campionato di Serie D è il campionato più difficile da vincere. E noi, il nostro obiettivo è quello di mettercela tutta partita dopo partita. E siamo consapevoli che sia una buona squadra, ma siamo consapevoli anche che andiamo a affrontare uno dei gironi più difficili del campionato di Serie D. Domande? L'ultima battuta, diciamo anche divertente. Secondo te la Sardese riuscirà a comprare Mario Balotelli? No, Mario Balotelli secondo me rimarrà senza squadra, o meglio, rimarrà con Liverpool. Farà fatica a trovare squadra secondo me. Prima di lasciare la parola a Carmela, una domanda la faccio io, più che altro una riflessione. Tu hai vissuto l'Aquila, cioè quindi un posto seriamente messo alla prova da Fedemoto, sei stato a Viterbo, comunque centro Italia, da quelle parti è successo quel che è successo. Ecco, un tuo appello per stare vicino a questa gente. Ma appello, io poi alla Matrice 2 anni fa ci ho fatto il ritiro, vedere l'Hotel Roma dove io ho alloggiato per 20 giorni, vederlo in quelle condizioni sinceramente mi ha fatto molto male. Non ti nascondo che la notte del terremoto io non ho dormito per niente, perché a Pescara, diciamo, il terremoto non si è sentito come a Matrice, ma si è sentito. Quindi lì c'è la famiglia e mi hanno avvertito, e sinceramente è stata una cosa brutta, una tragedia. È normale, dobbiamo fare il possibile per aiutare queste persone, perché stanno attraversando un momento molto molto difficile della propria vita. Cioè da un momento all'altro si sono ritrovate senza casa e a chi... ahimè senza familiari. È un momento difficile, dobbiamo stare vicini tutti con le nostre forze, chi più chi meno, a dare una mano a queste persone. Vi ricordiamo un'iniziativa che riparte l'11 settembre, il battesimo del tifoso, ed è possibile quindi prenotarsi sul sito stampanocerina1910@libero.it e basta inviare una mail e prenotarsi. A proposito di web, vi ricordiamo che sul sito ufficiale della società sono presenti anche sempre notizie e aggiornamenti in tempo reale, basta collegarsi su www.nocerina1910.it per vivere tutte le emozioni rosso-nero. E quindi appuntamento a tutti fissato domani alle 17. Intanto vi ricordiamo che la campagna abbonamenti resta aperta fino al 24 di settembre. Tutti i tifosi che non hanno ancora provveduto possono recarsi nei punti Futuranza delle due nocere e quindi fare l'abbonamento e sottoscriverlo. Vi ringraziamo, buona giornata, a domani.